Se la norma salva Berlusconi, che appunto depenalizza la frode fiscale, frodi fiscali inferiori al 3% dell'imponibile, se venisse ripresentata, lei cosa farebbe? Come si comporterebbe? Non sarà ripresentata, nel senso che non sarà ripresentata in quel modo. È stato un errore, è stato ritirato perché si è riconosciuto un errore. L'ispirazione che stava alla base di quella norma era un'ispirazione giusta, tant'è che quell'articolo lì fu votato all'unanimità dal Parlamento, anche al Movimento 5 Stelle, l'articolo 8 della delega fiscale da cui discende quel decreto. Bisogna trovare un modo di scriverla che evidentemente sia corretto e che quindi non faccia favori. Non ci saranno norme a favore di Berlusconi, non ci sarà la riabilitazione perché non spetta alla politica darla. Berlusconi ha un debito con la giustizia, lo deve pagare fino in fondo, punto. Mi lasci parlare, scusi, ma lei mi interrompe sempre, può farlo solo lei o lo per posso la fare? Camera, che è successo in per Piemonte la Camera oggi? Travaglio, che è successo in non me ne frega niente, sto parlando d'altro. Perché quando li assolvono non lo dici, per la quando Camera. Li assolvono non lo dici, solo quando li indagano. Bravo. Ma che sta dicendo? Che oggi, ma come si permette? Ma mi lasci parlare, sto parlando della legge elettorale. Ma come si permette di dire che io non lo dico? Il mio giornale dà tutte le notizie. Le ho chiesto, le ho fatto una domanda. Anche quelle che voi non sapete, dalle quali voi imparate. Non me ne frega niente. Un collega mi avverte che i 5 Stelle hanno votato contro alla Camera la delega fiscale e si sono astenuti al Senato, quindi non è vero quello che ha detto Orfini, che l'hanno votata, che hanno votato a favore. Comunque, vedi, se ho sbagliato, verifichiamo. Vabbè, però non credo sia un collega. La vicenda del voto dei 5 Stelle sulla cosa fiscale lì è controversa. La prossima settimana diciamo esattamente come è andata. Non si sa come hanno votato. Non si sa, vediamo. Ma loro lo sanno, spero. Lo sanno, ovviamente dobbiamo però noi essere quelli che vanno a controllare tutto. Siamo quindi al voto sull'articolo 8, è aperta la votazione. È chiusa la votazione, il Senato approva. Passiamo quindi all'articolo 9. Andate sul sito della Camera e scoprirete che sull'articolo 8 il Movimento 5 Stelle ha votato a favore. Probabilmente Travaglio e il suo collega si sono confusi col voto finale sul provvedimento. Capita. Suggerisco però a Travaglio di scegliersi meglio in futuro le manine che gli scrivono gli SMS. Questo è il voto sull'articolo 8, i 5 Stelle hanno votato a favore. Questo invece è il voto finale sul provvedimento che ha mandato Travaglio in confusione. Chi ha a cuore la lotta contro l'evasione non va in giro a dire galera, galera, perché chi conosce la giustizia italiana sa perfettamente che possiamo anche dire galera, dopodiché è un deterrente per chi evade, piuttosto che la galera, che riguarderebbe pochissime figure. Anche negli Stati Uniti, nei famosi Stati Uniti dove si dice che l'evasore va in galera, se poi non va a vedere i numeri, anche negli Stati Uniti gli evasori che vanno in galera sono pochissimi. Però come lei sa, magari ci sono fatti che sono simbolici, ma certamente i fatti simbolici vanno salvaguardati. Per combattere l'evasione bisogna alzare al massimo le sanzioni amministrative, bisogna terrorizzare gli evasori. E questo provvedimento aumenta le sanzioni amministrative su chi evade. Poi, per carità, se ci sono forze politiche che fanno propaganda sulla galera, sulle manette, ci vorrebbero le manette per tutti, tutti in galera. Si ricorda chi è che lo diceva? Bracardi, no? In galera. Va benissimo dire in galera, dopodiché se uno è interessato a fare leggi migliori che davvero riducano l'evasione, non si può limitare a dire in galera, bisogna fare leggi efficaci che davvero combattono l'evasione. E questo provvedimento è una legge efficace, che tra l'altro le imprese attendono da tempo. Quindi l'obiettivo del provvedimento è combattere l'evasione. Allora, l'obiettivo del provvedimento complessivamente va nella direzione della semplificazione fiscale. La norma del 3% è una norma che parallelamente a questo prevedeva e prevederà un aumento delle sanzioni amministrative contro chi evade, che è esattamente la cosa che serve. E quindi appunto risulterebbe essere un provvedimento contro l'evasione fiscale. È un provvedimento che a mio parere aumenta la lotta, rende più efficace la lotta contro l'evasione fiscale. Poi ripeto, se il tema è manette, galera, dobbiamo sapendo che poi in galera non ci vanno le persone che davvero evadono, perché hanno tutti quelli, diciamo, i grandissimi evasori. Noi dobbiamo combattere i grandi evasori. Quindi dovremmo modificare la prescrizione. Quindi indipendentemente diciamo dal tipo di messaggio che un po' arriva quello che dice Fraccaro, perché io ti sto dicendo tu entro questa soglia puoi evadere, su via. No, non puoi evadere. E non finisci in galera, non è un reato penale. Che viene depenalizzato mentre si aumenta la sanzione amministrativa. Nel senso che se vieni sorpreso a evadere, anche se vieni sorpreso a evadere
sotto il 3% del tuo imponibile ti aumento la sanzione amministrativa. Sì, paghi di più, paghi però non vai in galera. No, paghi, tanto è guardi, questo gli stiamo dicendo. Non è che, tanto, il dire vai in galera, bisogna poi commisurarla alla realtà dell'andare se in galera. Se poi ci vai o non ci vai, e lei dice ci vanno in pochi. Ci vanno in pochissimi, perché la... E quindi il valore simbolico del fatto la galera, del reato penale non conta. La galera, per un buon avvocato non va in galera. La galera, per l'evasore, la galera per l'evasore è un tradizionale strumento di propaganda politica usato in Italia.